Bene, Stefano Tibaldi, a te, come si dice, il pavimento se vuoi, Io guarda, cioè come cambio the vuoi, floor. the floor. Io cambio, Cambia cambio registro, registro. però Intanto, barba prima bianca e di capelli ci tutto, sono. ringrazio. Sì, esatto, la barba bianca, la lunga esperienza, pur anche in realtà in ambienti piuttosto diversi, ma tutto fa brodo, come si dice. Ringrazio perché l'opportunità è sempre ghiotta. È la seconda volta negli ultimi 3-4 anni che faccio un piccolo intervento proprio alla presentazione di questo rapporto, sempre diverso dal, come dire, così, avete presente i concerti rock, c'è cioè la band importante, poi ci sono le band secondarie che vengono dopo, fanno da riempitivo, ecco, io faccio un po' un intervento da band da riempitivo, che però ritengo abbia come dire, un senso. Siccome parliamo di reporting, siamo qui oggi per sentire, abbiamo sentito ampiamente i risultati di un processo di reporting che in quel caso particolare è focalizzato su un ambiente che è quello urbano, per noi molto importante, era focalizzato, diciamo, è anche il prodotto è uno dei prodotti storici del sistema agenziale complessivo, diciamo, del sistema, quello che speriamo presto si chiamerà sistema nazionale di protezione dell'ambiente. E io a questo punto vorrei spendere qualche minuto per buttare una suggestione su quello che potrebbe essere un altro percorso che se in qualche maniera potesse venire condiviso, potrebbe risultare molto utile, che è percorso verso un reporting integrato di sostenibilità. Io vi farò naturalmente l'esempio dell'ARPA da cui vengo, nel quale stiamo cercando di mettere a fuoco quello che si potrebbe chiamare la versione zero di un rapporto di questo tipo, quindi ancora molto rozza, ancora molto approssimativa, però prendo spunto da quello che scienziati e tecnologi, come noi spesse volte riteniamo, anche giustamente in un certo senso, di essere in genere in qualche maniera snobbano. Per esempio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Uno dice, ma che c'entriamo noi con i dottori commercialisti ed esperti contabili? Ebbene, in realtà, all'ultimo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili è stato emesso uno statement di politica sulla produzione di contabilità e rendicontazione di sostenibilità del sistema della pubblica amministrazione e degli enti locali. Ora, noi non siamo un ente locale, ma siamo sicuramente una pubblica amministrazione. Quale sarebbe lo scopo di produrre un documento di questa natura? Dicevano i dottori commercialisti in quella occasione. Sensibilizzare l'universo degli stakeholder che operano a diretto contatto con la pubblica amministrazione verso il tema della sostenibilità e della sottostante contabilità pubblica, introducendo un approccio diverso alla rilevazione, ma soprattutto alla quantificazione del valore. Queste sono sabbie mobili, perché è durissima. Che non si limiti alla mera identificazione di quanto riportato nel classico conto consuntivo preventivo di natura di bilancio civilistico, tanto per capirsi, espressione di un valore economico di un fatto aziendale, ma che possa rappresentare, e qui ecco la sabbia mobile, attraverso un complesso sistema di rilevazioni, e qui la sabbia mobile diventa ancora più mobile, anche valori di esternalità intangibili. E lì non dico la frase volgare perché però è dura. Valori tangibili e valori intangibili. Allora qui voi capite che bisogna proprio introdurre un approccio differente alla rilevazione e alla quantificazione del valore. Io arriverò alla fine di questa breve presentazione addirittura a sognare, diciamo, il prodotto finale che fra 1000 anni, non solo qualcun altro, un'altra generazione, probabilmente nemmeno la prossima, quella dopo ancora, se ce la faremo riuscirà. Però io credo che avere in mente un target alto, che
sia sempre buono, poi dopo si fa quel che si può, come si dice al mondo, però se uno comincia a tirare basso da subito, molto in alto non arriverà sicuramente. Quindi io credo che questo problema della quantificazione del valore, che non si limiti alla mera contabilità, diciamo, arida, io credo che sia importante. Quando parliamo di esternalità intangibili, meglio anche non monetizzabili necessariamente. La monetizzazione in realtà è una cosa splendida. Se noi riuscissimo a monetizzare tutto, vorrebbe dire che potremmo sintetizzare tutto in un numero solo, in un costo totale solo. Purtroppo questo non è possibile, perlomeno non è. Non so se sia assolutamente impossibile, ma sicuramente è sufficientemente difficile da poterlo considerare operativamente impossibile sul breve periodo. Questo però non significa che non si possa quantificare. Tra quantificare in maniera, misurare per esempio, misurare, quantificare e monetizzare, c'è una bella differenza, nel senso che è uno step ancora più difficile. Allora, un reporting integrato di sostenibilità è un processo totalmente volontario con cui un'organizzazione qualunque misura, comunica e si assume la responsabilità delle sue prestazioni economica, sociale e ambientale. Dovrebbe dare una rappresentazione equilibrata delle performance di sostenibilità con i contributi positivi e quelli negativi e delle prospettive di miglioramento. Il tutto armonizzato, e qui sta la vera differenza, in un unico documento di informazioni finanziarie, ambientali, sociali, di governance, di strategia e di clima aziendale. Questo è quello che ci dice l'International Integrated League, cosiddetto IIRC. Il quadro di riferimento è quello della relazione tra organizzazione e collettività, sugli intangibili abbiamo detto, ma io credo che sia anche importante capire che un rapporto di questo tipo è un importante strumento diagnostico. Se, poi credo che ci sia una... Ecco, volevo arrivare appunto al rischio di greenwashing, diciamo, che è il classico rischio di tutte queste diciamo, imprese. Sicuramente se uno fa del reporting integrato di sostenibilità diventa anche compliant con la direttiva europea, c'è sempre una direttiva europea che dice qualche cosa che non abbiamo fatto, quindi state pur tranquilli che se andiamo in questa direzione saremo compliant con la direttiva europea. Io poi vengo da una generazione in cui il what you cannot measure you can't manage, che è quello che ci dicono in inglese gli europei, cioè quello che non si può misurare non si riesce a governare, diciamo. Io vengo da una estrazione filosofica in cui, sono un fisico, figuratevi che difettaccio, si diceva che quello che non si misura non esiste. Lascia stare che non lo puoi misurare, quello non lo puoi governare, quello che non si misura non esiste. Si sa che è un'esagerazione, però è un approccio, come dire, molto quantitativo e filosofico, che può far capire perché poi si arriva a cose molto più realistiche, del tipo di ciò che non si misura è perlomeno molto difficile da governare, e su questo non c'è dubbio. Si rischia di fare del greenwashing perché si rischia di fare delle operazioni soltanto per comunicazione. Invece vi posso assolutamente garantire, perché l'ho vissuta personalmente, che questa nostra prima esperienza in realtà è stata positiva. Non abbiamo ancora comunicato nulla, perché il nostro primo rapporto di sostenibilità integrato sarà disponibile fra 2 o 3 settimane, diciamo, quindi è ancora lì che ci stiamo litigando sulle virgole, i punti e virgola e le figurine, ma è stato il produrlo la cosa fondamentale, perché è assolutamente impensabile, incredibile quanto un'organizzazione grossa di 1000 persone, un'ARPA dell'Emilia Romagna, stiamo parlando di più di 1000 persone, non conosca nei suoi individui, anche in posizioni assolutamente strategiche ed importantissime, non sappia quello che fa. È una cosa di grande spaventosamente sorprendente. Qui in prima fila c'è il direttore tecnico di ARPA Emilia Romagna, con il quale ci siamo lungamente scambiati frasi di sorpresa del tipo: ma tu sapevi che io mando veramente una roba incredibile? E tutti quelli che hanno prodotto i numeri, anche quelli che li hanno prodotti, difficilmente li sapevano tutti. È sempre vero che tutte le volte che si fa un rapporto nessuno lo legge mai tutto, neanche chi lo scrive. Però, no, nel senso che ognuno legge il pezzettino che scrive, ma mai i pezzettini degli altri, cioè. Però,
E quindi c'è anche, diciamo, l'innesco di un processo di cambiamento culturale e di autoconoscenza. E dirò poi anche, importantissimo, di capacità, se si fanno, se si seguono delle linee condivise, di aumento della capacità di benchmarking. Perché noi nel nostro sistema delle agenzie regionali, ma anche nazionale in un certo senso, abbiamo un importante problema di benchmarking. Perché se noi non utilizziamo la diversità del sistema per misurarci, non abbiamo null'altro col quale confrontarci. E se uno ci viene a chiedere se i nostri soldi, se i soldi che vengono spesi per tenere sulle nostre baracche sono spesi bene o male, è molto difficile dare delle misure convincenti dell'una o dell'altra cosa, se non si fa almeno del benchmarking. Poi bisognerà andare a fare del benchmarking esterno, per esempio in Europa, cosa che stiamo già cominciando a fare con anche discreti successi, anche se siamo molto all'inizio. Quindi uno strumento di governance integrato, uno strumento diagnostico di conoscenza, verifica, percorso per efficientamento dei processi dell'organizzazione, soprattutto da questo punto di vista triplice, economico, ambientale e sociale. Ma soprattutto per arrivare all'integrated reporting bisognerebbe, dicono i guru, passare attraverso l'integrated thinking. Se uno non passa attraverso un pensiero integrato non arriva mai a fare reporting integrato. Ecco, il passare attraverso il pensiero integrato dovrebbe essere il ritorno di valore massimo, anche se è un ritorno, soprattutto perché è un ritorno interno e quindi non è un ritorno di mera comunicazione, quindi non si rischia di fare solo del greenwashing. E vabbè, qui c'è la solita cosina da cui si capisce che tutta l'agenzia viene coinvolta da un rapporto integrato, non soltanto la parte amministrativa, non soltanto la pianificazione, la comunicazione, le strutture operative. Infatti all'inizio tutti vi odiano, è una roba, una cosa pazzesca. Nel momento in cui si cerca di fare, primo perché non capiscono neanche cos'è sto reporting integrato, sarà una solita minchia, l'enne più un'esima minchiata, e questi ci fanno perdere del tempo. Il tuo direttore generale viene qui, vuole sempre delle robe strane, ma cosa vuole? Abbiamo da lavorare noi, che è vero, però tutte le volte che si cerca, la risposta è questa. Allora, l'obiettivo è appunto questo strumento di reportistica integrata. Il team abbiamo messo su una direzione strategica del reporting, un gruppo di lavoro allargato a quelli che potevano fornire i numeri. Il gruppo di lavoro allargato, parliamo di 25-30 persone all'interno dell'agenzia per avere tutti i numeri, quindi parecchi. La metodologia abbiamo fatto ci siamo presi delle grandi libertà, siamo partiti sinceramente dal GRI, che è questo diciamo standard internazionale di reporting integrato, che è anche un supplemento per la pubblica amministrazione. Tutta questa è una cultura che è nata nella, diciamo, nell'industria, nel privato, nel mondo del privato, ed è stata poi in parte trasferita nel mondo della pubblica amministrazione, anche con risultati non fantasmagorici, diciamo, poca attenzione ha ricevuto. E abbiamo, quindi noi ci siamo presi grandi libertà rispetto alle metodologie standard e alle metodologie più consolidate. Abbiamo deciso di fare un po' quello che ritenevamo fosse più utile per un'agenzia pubblica e per un'agenzia pubblica della nostra natura. Ci abbiamo messo un anno circa per fare l'intero percorso, essendo il primo non è male, nel senso che poi si pensa che il secondo e il terzo dovrebbero essere producibili in molto molto meno della metà di tempo e di sforzo del primo, diciamo. Le tre performance che vengono analizzate sono quella economica, rispetto alla quale forse la cosa più importante è cercare di rendere il bilancio di un'agenzia ambientale pubblica come la nostra leggibile. I nostri bilanci sono scarsamente leggibili anche per i nostri stakeholder, nel senso che per renderli leggibili, cioè io faccio tutti gli anni un paio di presentazioni agli stakeholder principali, diciamo al board dei governor dell'agenzia, e devo sempre semplificarlo enormemente il bilancio prima di presentarlo, per due ragioni. Primo, perché sennò non lo capisco io, e dopo non sono assolutamente capace di farlo capire a nessun altro se non passo. E quindi qui noi sicuramente ci siamo molto concentrati sulla semplificazione della lettura di un bilancio pubblico come il nostro. Performance sociale, la dimensione sociale della sostenibilità, riflette gli impatti dell'organizzazione sui sistemi sociali in cui opera, all'interno e all'esterno, quindi
noi, i lavoratori, ma anche le famiglie, anche diciamo, la parte pratiche di lavoro, diritti umani, società, responsabilità, eccetera. Sulla performance ambientale, e questa è la parte più interessante, perché qui abbiamo diciamo, gli impatti diretti e gli impatti indiretti. Sugli impatti indiretti, soprattutto di un'agenzia che non è una fabbrica di pomodori e che quindi si pone il problema, con tutto il rispetto per le fabbriche di pomodori pelati che sono fondamentali nella produzione di una serie di oggetti utilissimi tipo la pace, cioè, non è questo il punto. Intendo dire che per noi l'ambiente non è un ricettacolo di esternalità negative, è anche un ricettacolo di esternalità negative, perché noi produciamo toner esausti, usiamo carta, produciamo rifiuti, abbiamo laboratori chimici che emettono in atmosfera, abbiamo laboratori chimici che sversano in fognature, abbiamo scoperto l'altro giorno che alcuni dei nostri laboratori non avevano neanche le autorizzazioni allo scarico, pensate, noi andiamo in giro a chiudere le fabbriche perché non hanno l'autorizzazione allo scarico, poi non avevamo, quindi è stato un disastro. Anche questo è stato in parte il prodotto di un certo guardare al proprio interno e non soltanto all'esterno. Ma Valentino, mi fa piacere che ho appena detto che siamo in diretta streaming, sei tu che gioca. C'è problema, lo sanno tutti. Siamo. Ma abbiamo rimediato, se no non avrei. Abbiamo rimediato rapidamente. Io non l'avrei detto. Molto rapidamente. No, Ma la performance ambientale quindi ha anche delle positività indirette, dovrebbe avere soprattutto delle positività indirette prodotte dall'esercizio delle proprie attività. Se noi dovessimo riuscire veramente a contabilizzare il nostro impatto, la nostra performance ambientale diretta versus quella indiretta, se non salta fuori che la performance ambientale indiretta è almeno uno o due ordini di grandezza superiore a quella positiva, superiore a quella diretta negativa, allora si fa fatica a giustificare l'esistenza dell'agenzia. Cioè, se noi non siamo in grado di proteggere la qualità dell'aria della nostra regione almeno due o tre ordini di grandezza di più di quanto non la sporchiamo emettendo in atmosfera dai nostri laboratori o dalle automobili dei nostri dipendenti che vengono a lavorare e poi ritornano a casa, e allora uno si potrebbe chiedere, forse chiudiamo l'ARPA, puliamo l'aria di più di quanto no. Quindi questo sarebbe, diciamo, lo scopo finale del nostro sforzo, anche se è molto difficile dimostrarlo quantitativamente in maniera misurabile. Però io credo che nel tentativo di arrivare a quel punto lì, molto di buono si può fare rispetto alla nostra capacità di... Abbiamo fatto un'analisi. Allora, i temi sono quelli dell'ambiente, consumi di energia, idrici, materiali, emissioni in atmosfera, green public procurement, rifiuti, trasporti. Sull'economia, impatti economici diretti, impatti economici indiretti, quindi sulla prima società che ci circonda, i fornitori, la politica degli appalti, criteri economici, ambientali e sociali applicati agli acquisti e agli impegni finanziari. È tutto uno spettro, un ventaglio di tematiche sulle quali conoscersi un po' di più è veramente molto, molto importante. Questa è la finale, è molto bella e poi ve la faccio vedere, splendida. Ecco, il sociale, contratti di lavoro, sicurezza sul lavoro, formazione, performance, valutazione, anticorruzione, trasparenza, rapporti con la società. Questi sono i temi grossi che abbiamo affrontato sotto la bandiera del sociale. L'economia l'avevamo già detto. Ecco, il timing ci abbiamo messo, la faccio corta, ci abbiamo messo un annetto fra il momento in cui abbiamo cominciato a pensare alla cosa e la realizzazione del rapporto che verrà messo sul sito web fra qualche settimana. Sugli impatti indiretti, prima di chiudere, volevo dire, come spiegavo prima, la nostra ambizione sarebbe quella di arrivare a misurare il valore complessivo dell'esistenza dell'agenzia, che si quantifica essenzialmente attraverso gli impatti indiretti. E insisto, se i nostri impatti diretti
non sono trascurabili rispetto alla nostra capacità di avere degli impatti indiretti importanti, allora abbiamo un problema. E questo credo che sia uno strumento diagnostico interessante. Vi faccio soltanto, questa è una matrice che è stata prodotta ieri l'altro, qui ci stiamo agitando della valorizzazione della conoscenza prodotta e diffusa da ARPA, che è un piccolo pezzettino del grande mondo degli impatti indiretti, produzione e valorizzazione della conoscenza, elenco produzione scientifica, la produzione grigia, report, sito web, eccetera eccetera, piccola matrice. Articoli, questi, parliamo del quadriennio 10, 11, 12, 13, perché questo è il quadriennio di riferimento sul quale usciamo. Articoli tecnico-scientifici pubblicati su riviste con peer review, 55. Ritengo che in realtà saranno 70, perché non siamo una settantina, perché non siamo ancora riusciti a estrarre dagli individui tutte le informazioni, perché la gente è sempre, se la tiene per sé, non vuole dire nulla. Capitoli di libri, relazioni di progetto, presentazioni a convegni, seminari, workshop, articoli pubblicati sulla nostra rivista interna, incontri con stakeholder e popolazione. Siamo a un livello di, nel quadriennio, a un numero compreso fra 500 e 700. Ora, se voi prendete le stime finali di questi numeri, li moltiplicate per circa 10-15, ottenete la stima del risultato del sistema nazionale, approssimativamente, un numero compreso fra 10-15. Quindi abbiamo dei numeri molto importanti, molto rilevanti, sui quali non possiamo continuare a non sapere. Quindi io credo che fare uno sforzo di questo tipo, utilizzandolo poi per fare benchmarking di sistema, potrebbe essere, senza esagerare perché non ci si può spendere più di, diciamo, delle risorse ragionevoli spendibili su sforzi di questo tipo qui, però potrebbe essere una sorgente molto importante di conoscenza. E quindi, come dicevo prima, dove ci piacerebbe arrivare a dimostrare quantitativamente che gli impatti diretti negativi sull'ambiente dell'attività di un'ARPA devono essere almeno due ordini di grandezza più piccoli di quelli positivi e indiretti, dimostrando quindi la positività e la convenienza dell'investimento che la pubblica amministrazione fa quando paga un'agenzia o, meglio ancora, il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Questo è il titolo e questo è quando verrà pubblicato, grazie. Questa ve la lasciavo perché ho anche cercato di tradurla, è carina perché questo è il punto, che se uno non va a vedere l'intero ciclo di vita della nostra esistenza potrebbe trovarsi in, come dire, in situazioni di controindicazione. Bravo Stefano, chiameremo il paradigma Tibaldi. A nessuno è sfuggito che nella rappresentazione di un'ARPA molto importante in realtà c'era una rappresentazione anche del reporting sull'ambiente urbano, cioè c'era una declinazione dietro di cui tenere conto. È estremamente importante, al di là dei valori poi intrinseco anche come sistema.